Claudio Corbiè è l'ospite di Gocce d'Autore. Ovviamente la prima domanda è: come nasce questa passione per la danza? È nata all'età di 5 anni, quando ero in vacanza con i miei genitori d'estate, e mi ero avvicinato alla musica, ai balli di gruppo, proprio perché mi piaceva il movimento, mi piaceva seguire il ritmo, la musica. Quindi rientrato a Potenza dopo la vacanza, ho chiesto ai miei genitori di iscrivermi ad una scuola di danza, ed è così stato. E da lì poi ho iniziato gli studi qui a Potenza, in seguito a Roma. A Roma e poi l'Androdo, Teatro alla Scala di Milano, nel corpo di ballo, poi cominciato da solista ed infine questa nomina fantastica. Sì, come l'hai accolta? Veramente con tanta sorpresa, perché non mi aspettavo questa nomina così presto, perché ho 3 anni che lavoravo in compagnia con il corpo di ballo per la Scala, ed è stata una soddisfazione enorme per me e per la mia famiglia, che ha sempre fatto di me un sacrificio. Ruoli molto importanti quelli che tu hai interpretato. La tua preparazione è soltanto una preparazione tecnica o soltanto interpretativa, oppure avviene entrambi? Come ti prepari? Sicuramente il lavoro che facciamo tutti i giorni in sala, con la lezione, con le prove, è un lavoro tecnico, un lavoro sul perfezionarsi, sul guardarsi allo specchio e riconoscere i propri errori. Ma sicuramente la cosa che secondo me conta più di tutte è l'interpretazione, perché un ballerino deve interpretare diversi ruoli, deve medesimarsi, e questo è il mezzo attraverso il quale secondo me si arriva più direttamente al pubblico, anche che non capisce di danza. Roberto Bolle di te ha detto che sei una gemma, un talento. Sì. Tu cosa pensi invece di lui? Ho sempre pensato che è un grandissimo ballerino, il più grande ballerino italiano, l'ho sempre ammirato da quando sono piccolo. Grazie a lui anche magari mi sono avvicinato al mondo della danza, perché vedendo lui così perfetto, con questo fisico, statuario, muoversi con una certa eleganza, mi ha veramente affascinato, e quindi per il periodo della scuola è sempre stato il mio idolo. Poi crescendo ho capito che non bisogna avere solo un idolo, ma diversi, proprio per ampliare il mio orizzonte. E il tuo rapporto con Carla Fracci? Sì, Carla Fracci è stata una madrina, diciamo, perché la conosco da quando sono piccolo, da quando sono in scuola, veniva a fine anno a darci gli esami, è venuta il mio diploma, stava in commissione, e poi ha sempre apprezzato tutto quello che facevo, il mio lavoro, e ultimamente mi ha anche nominato per il premio Germano di Cessia. E i tuoi progetti futuri? Per il momento non posso dire per i progetti futuri, perché sono abbastanza razionale, diciamo, penso di vivere giorno per giorno, e anche perché adesso, in questo momento, non ho bisogno di aspirazioni, perché sono appunto diventato primo ballerino. Per me appunto un punto di partenza, non arrivo. Magari l'unica cosa che posso dire è di mi piacerebbe fare un'esperienza adesso. Benissimo, noi ovviamente facciamo tanti buoni.